Una delegazione del Comitato Civico, ma di altri comitati, il Coordinamento Titano e l'associazione che c'è qui a Canicattì, che è rappresentata da Totò Licari, avete chiesto questo incontro con il sindaco per poter programmare un consiglio comunale straordinario sull'acqua, così come è stato fatto a Joppolo Giancazzo, così come è stato fatto a Sciacca. Ecco, noi cittadini abbiamo votato un referendum che prevedeva la gestione dell'acqua da parte dei comuni, come veniva gestita una volta. Purtroppo, nonostante questo referendum, nonostante le ripetute riunioni che abbiamo fatto nei confronti dei partiti politici, della provincia, nonostante tutto, oggi le Girgenti Acque è commissariata, però alla fine poi il tutto rimane invariato, nel senso che la gestione dell'acqua del comune di Canicattì e di altri comuni dell'Agrigentino e continua ad essere gestita da Girgenti Acque. Noi stamattina abbiamo chiesto un incontro con il sindaco perché lui si possa dimettere dall'ATI in maniera da sfiduciare una volta per tutte, va bene, Girgenti Acque. Il comune si deve far carico dell'iniziativa di ritornare a gestire l'acqua pubblica come una volta. Io come rappresentante del Comitato Civico, come cittadino, va bene, io rifiuto questo servizio da parte di Girgenti Acque perché ai poveri pensionati, agli anziani, fa pagare il flusso dell'aria che esce dai tubi che dovrebbero garantire l'acqua nelle case dei cittadini. Anche l'aria che esce le Girgenti Acque gliela fa pagare. Non è possibile che un pensionato, giusto, che possa essere caricato di una bolletta di 400 euro senza consumare acqua. Ora, l'impegno nostro di questo comitato è quello di coinvolgere i sindaci una volta per tutte a dire se sono in grado di cambiare un po' questa situazione, assumendosi la responsabilità di gestire nuovamente loro la distribuzione dell'acqua nell'ambito del territorio. L'incontro è in questo senso programmato, non solo. Ma io chiedo, io farò anche una proposta al sindaco e tra l'altro diremo anche di indire un consiglio straordinario per parlare appositamente di questa situazione disastrosa. Gli Girgenti Acque se ne deve andare, il servizio deve ritornare di nuovo ai comuni. Questo noi vogliamo, non solo, ma io nel 2017. Nel 2012 io ho fatto una segnalazione all'ARPA perché avendo io la mia abitazione estiva tra Canicattì e la diga di Naro, mi sono accorto che alla foce della diga escono acque salmastre e non fanno altro che inquinare. E allora questo da che cosa è dovuto? È dovuto perché il depuratore che abbiamo a Canicattì non funziona, non funziona il depuratore e ogni cittadino paga più di 12 euro come scolopognario nell'arco di 3-4 mesi. Va bene? Allora noi chiederemo al sindaco perché venga sospesa il pagamento dello scolopognario fino a quando Girgenti Acque cercherà di intervenire in termini seri per quanto riguarda questo depuratore che abbiamo e farlo funzionare. E farlo funzionare. Questo noi, se così non sarà, va bene, da parte di chi si dovrebbe occupare, noi faremo le nostre dimostranze, le segnalazioni alla procura di nuovo, ai carabinieri, perché questo problema venga attenzionato e risolto in un giro di tempo breve. Quindi chiederemo al sindaco di far sospendere il pagamento dello scolopognario ai cittadini che non usufruiscono di questo servizio, non solo, ma che vanno a inquinare la diga di Naro.